Bentrovati a tutti, amici. Anche questa settimana ci sono molte cose importanti di cui parlare, quindi incominciamo subito. Io sono Arnaldo Vitangeli e questa è 7+. Questa è stata una settimana caratterizzata da due in particolare, da due bombe mediatiche. Cominciamo dalla prima. Un fatto atroce, sconvolgente, l'omicidio, l'efferata strage avvenuta in Nuova Zelanda, in una cittadina che si chiama Christchurch, da parte di alcuni soggetti identificati come degli estremisti antislamici, di 49 persone massacrate mentre erano in preghiera in due diverse moschee. È un episodio dolorosissimo, sconvolgente, è una notizia raccapricciante a cui però purtroppo cominciamo ad assuefarci, nel senso che molto spesso sentiamo, in particolare nel mondo anglosassone, negli Stati Uniti, in Australia, in Gran Bretagna, di stragi efferate condotte da parte di psicopatici che in molti casi, specialmente negli Stati Uniti, hanno luogo in college, in università, in scuole. Qualcuno prende delle armi, che in America è molto facile ottenere, e uccide tutti quelli che trova davanti. In questo caso la strage ha ovviamente una motivazione di tipo religioso, se così si può dire. Ho pensato però di non entrare particolarmente nel dettaglio di questa notizia per una serie di ragioni. Innanzitutto i fatti non sono ancora chiari, è ovvio che verranno utilizzati, che questo atto orrendo verrà utilizzato per sostenere che è in atto un imbarbarimento in Occidente e le spinte razziste e xenofobe sono sempre più forti, sono causate in primo luogo dalla politica e poi da tutti quelli che diciamo, si oppongono all'immigrazione selvaggia. Quindi implicitamente anche da un canale come questo. E in attesa di avere informazioni più precise, ammesso che questo genere di informazioni si possono avere e che possiamo averle noi e quindi io ve le possa trasmettere, bisogna a mio avviso sottolineare due cose. La prima è che le nostre società, le società occidentali e in particolare le società occidentali anglosassoni, sono caratterizzate da tassi di violenza spropositati e da episodi di violenza indiscriminata che si susseguono a una velocità crescente. In questo caso, la causa scatenante per cui questi quattro psicopatici, perché sono state quattro diverse persone a quello che hanno ricostruito i media, è una causa di natura religiosa. Ma più che causa, si può parlare di pretesto. Le violenze, questo tipo di violenza scoppia per le ragioni più varie e più banali. In alcuni casi, ragazzi che sono stati presi in giro a scuola rispondevano tirando fuori armi semiautomatiche e facendo stragi di compagni, anche di compagni che non conoscevano. In altri casi, le ragioni sono state ricondotte a videogiochi o altre ragioni sostanzialmente inconsistenti. Io credo che in questo caso invece si vorrà sostenere che i mandanti di questi quattro assassini siano coloro che chiedono un freno all'immigrazione. Quindi si tratterà la cosa in maniera molto diversa, ma il problema della violenza crescente nelle società occidentali è un problema che è trasversale, riguarda tutto e tutti, ma viene giudicato in maniera diversa a seconda dei casi. E anche in Italia, per esempio, in base alle categorie. Cioè, se una persona, un ragazzo, viene pestato a sangue perché magari è grasso, è successo un po' di tempo fa, che un ragazzino in sovrappeso, credo di 14 anni, è stato torturato, non voglio neanche entrare nei dettagli perché è veramente molto scabroso, ha rischiato di morire senza nessun tipo di ragione. Oppure se una persona viene ridotta in fin di vita per una banale lite di parcheggio, la cosa non suscita particolari interrogativi. Se la persona però appartiene a una minoranza, se per esempio è gay oppure se è una donna,
Quella violenza non viene più attribuita a una società che è ormai malata e fuori di testa, ma a una visione politica. E questo è un principio molto sbagliato. In più c'è da dire un'altra cosa, noi in Italia lo sappiamo bene perché abbiamo avuto gli anni di piombo e le stragi di matrice rossa o nera. Con i giusti tempi storici noi oggi sappiamo che alla base di quelle stragi c'era sì un'ideologia, o meglio due differenti opposte ideologie che avvelenavano le menti di tante persone, ma soprattutto c'era la CIA. Cioè, quelle stragi erano funzionali a un progetto politico di mantenimento dell'Italia all'interno del blocco occidentale e all'interno della visione, diciamo, liberal-democratica dell'Occidente. Per questo motivo si infiltravano, le frange più estreme dei movimenti di destra e di sinistra al fine di spingerli e organizzare insieme ad agenti preposti attentati sconvolgenti in modo da rafforzare i partiti di centro filoamericani. Era la cosiddetta strategia della tensione. Io credo che in molti casi, e ce ne sono molti, molti sospetti, in molti casi stragi di islamici sono state attuate da persone che sì erano radicalizzate, ma che erano pedine nelle mani di vari servizi deviati o non deviati. Noi non possiamo escludere che anche in questo caso ci sia la zampina di qualcuno. In ogni caso, non potendo né smentire né confermare né ricostruire perché non ne abbiamo i mezzi, l'unica cosa che possiamo fare è condannare con tutta la forza possibile queste violenze efferate sempre e comunque e non, diciamo, a intermittenza a seconda della convenienza politica. Un altro fatto che ha avuto un'immensa rilevanza mediatica è stato la manifestazione, lo sciopero globale di oggi contro il climate change, contro i cambiamenti climatici, per la riduzione delle emissioni di CO2. Si è trattato di una serie di manifestazioni massicce che è avvenuta in diverse città in Italia e nel mondo e che ha visto la partecipazione veramente di milioni di persone a livello globale. Io vi devo confessare che a me tutto questo lascia abbastanza perplesso. Io non sono uno scienziato, anche qui non ho competenze per poter giudicare quelle che sono le ricerche riguardanti i cambiamenti climatici e l'effetto delle emissioni di CO2 che vengono generalmente indicate come le cause di questi cambiamenti climatici. Però noi sappiamo per certo alcune cose. Innanzitutto sappiamo per certo che il clima della Terra è cambiato molto spesso, e ha avuto cambiamenti anche radicali. Pensate che la Groenlandia, quella che si chiama Groenlandia, che è una terra desolata e ghiacciata, si chiamava così perché in tempi storici, non 10 milioni di anni fa, era verde. La Libia era il granaio dell'impero romano. Insomma, i cambiamenti climatici non legati all'attività antropica sono stati costanti nelle varie ere, anche storiche, e in alcuni casi più forti e più rapidi di quelli a cui assistiamo o assisteremmo oggi. Questo è il primo elemento di cui tener conto. C'è però un altro elemento che, sono sincero, a me rende profondamente scettico rispetto a questa ricostruzione e rispetto a questo movimento, ossia l'approccio dei media e del potere. Il caso di Greta, la ragazzina di 16 anni con le treccine che avrebbe scatenato tutto questo putiferio, sembra scritto a Hollywood. Per chi lavora nell'informazione e per chi cerca di portare a conoscenza del maggior numero possibile di persone alcuni fatti che il potere non vuole farvi sapere, è evidente e palese che chiunque denunci qualcosa di scomodo si trova davanti a un muro di gomma. Ora, se in moltissimi casi controinformatori con prove schiaccianti, anche con un pubblico vasto, facendo tutto il possibile e anche l'impossibile, non sono riusciti a intaccare neanche di un minimo il muro di omertà dei media su questioni che non facevano comodo al sistema, figuriamoci che possibilità ha una ragazzina di 16 anni con le treccine
di creare un movimento globale in pochissimi giorni. E in effetti i media stanno rilanciando in maniera praticamente univoca in ogni parte del mondo questo tipo di messaggio e questo tipo di contenuto. Questo vuol dire che è un messaggio che i media ci vogliono far passare, è un messaggio su cui i media costruiscono una narrazione profondamente emotiva, già hanno trovato la nuova Greta italiana. E tutto questo, sinceramente, mi mette molto in allarme, perché ritengo che un fenomeno del genere non possa essere casuale e non possa essere non voluto dalle elite economiche che governano il mondo. Di conseguenza, non avendo io una conoscenza scientifica o non avendo oltretutto neppure persone molto vicine che mi possano tradurre in termini scientifici certi quelli che sono questi dati, ma avendo soltanto la consapevolezza che i cambiamenti climatici sono una costante della storia del pianeta, penso si debba avere un atteggiamento molto prudente e andare con i piedi di piombo su queste questioni, specialmente quando vediamo una campagna di propaganda globale in tutto l'Occidente che ci dice che dobbiamo abbattere le emissioni di CO2. Devo dire che questo mi ricorda anche un altro fatto che spiega forse un po' perché sono così scettico e che mi riguarda, diciamo, indirettamente perché riguarda mio padre. Quelli più grandi di voi ricorderanno che in due occasioni, negli anni 70, nei primi e nei secondi anni 70, qualcosa di molto simile avvenne per le riserve, per le risorse petrolifere. Cioè tutti gli scienziati, tutti gli economisti, tutti gli esperti iniziarono a dire che il petrolio da lì a pochissimo si sarebbe esaurito. In quella circostanza, un po' come in questo caso dei cambiamenti climatici, si mise in atto una campagna di propaganda mediatica massiccia che portò anche a risultati ridicoli, gente che proponeva di prendere l'ascensore soltanto per salire e di fare le scale per scendere, come se gli ascensori poi rimanessero lì fermi e non dovessero scendere a loro volta, persone che giravano in bicicletta o che spegnevano le luci quando appena c'era un minimo di possibilità di vedere, insomma, una serie di misure deliranti che erano totalmente e assolutamente immotivate, perché oggi, 40 anni dopo, le riserve di petrolio sono maggiori di quelle di 40 anni fa, quando ci dicevano che stava finendo. In quell'occasione, su diversi quotidiani, mio padre sostenne che non c'era assolutamente nessun tipo di prova che il petrolio stesse in esaurimento, ma la narrazione dei media era quella e non si poteva mettere in discussione. Oggi quella narrazione ci può fare soltanto ridere, eppure in quegli anni noi trottavamo a piedi perché il petrolio da lì a pochissimi anni stava per finire. Chi si è avvantaggiato di tutto questo? La grande industria petrolifera che ha visto moltiplicare i suoi introiti e soprattutto il tesoro americano che utilizzava il dollaro come moneta di scambio per il petrolio, cioè le quotazioni del petrolio avvenivano in dollari e che quindi ha potuto stampare una quantità enorme di denaro a buffo, si direbbe a Roma, giustificandola con la necessità di acquistare il petrolio a un prezzo che era diventato enormemente più alto di quello di prima. Quindi tutti questi scienziati, tutti questi esperti, tutti questi media avevano sì preso una cantonata, però guarda caso, una cantonata che andava proprio nella direzione degli interessi del sistema. Chissà che tra 40 anni anche la questione della CO2 e del riscaldamento climatico non si dimostri essere abbastanza simile. Non lo so. Passiamo all'Italia perché la conferenza mondiale della famiglia di Verona sta spaccando, sta mettendo un po' in contrapposizione il Movimento 5 Stelle e la Lega. Il ministro leghista Fontana, ministro per la famiglia, ha dato il patrocinio all'evento mondiale delle famiglie che si svolgerà a Verona. Ma il Movimento 5 Stelle ha voluto specificare che questo patrocinio non è del governo, ma è autonomo del Ministero della Famiglia. Alla domanda se sarebbe andato, il vicepremier e ministro per gli interni Salvini ha risposto di sì. E Di Maio invece ha preso le distanze, sostenendo che è una scelta personale di Matteo Salvini quella di andare, ma che
lui non, si ritiene molto lontano da un'idea di famiglia in cui la donna sia considerata che debba rimanere a casa, debba occuparsi dei figli, eccetera. Gli ha fatto eco la ministra Grillo, sostenendo che manifestazioni come queste puntano a discriminare una parte dei cittadini. Io ritengo che le polemiche siano abbastanza paradossali, specialmente in un paese come l'Italia, in cui assistiamo a una crisi demografica spaventosa. L'idea che supportare e riconoscere il valore imprescindibile, specialmente in questo momento, della procreazione della famiglia naturale, possa discriminare qualcuno è abbastanza curioso. È come dire che mettere al centro dell'attenzione, non so, la sanità e quindi le persone che soffrono di disturbi o di malattie di qualunque tipo sia discriminatorio rispetto a quelli che invece stanno benissimo. La verità è che questo è un tema molto profondo a livello culturale, a livello sociologico e anche a livello economico, perché riguarda un'idea di società e di civiltà. Neanche a farlo apposta, ieri ho parlato con una persona che ha fatto una donazione al canale, anzi la ringrazio, che mi ha raccontato la sua esperienza e non la nomino ovviamente per rispetto della privacy, però abbiamo già discusso sul fatto di fare un'intervista, quindi molto presto la vedrete su questo canale e avrete modo insomma di sapere dalla sua viva voce la sua esperienza. È stata particolarmente indicativa perché parliamo di una donna che aveva un lavoro importante all'interno di una importantissima società mediatica, quindi un tipo di lavoro per cui molta gente sarebbe pronta a vendersi la madre, che è rimasta incinta a un'età adulta e ha deciso di lasciare questo lavoro per occuparsi esclusivamente, cioè per non esclusivamente in realtà, per stare a tempo pieno vicino alla bambina che sarebbe nata da lì a poco e quindi mettendo come priorità rispetto a un lavoro comunque estremamente importante crescere una bambina. Successivamente ha deciso di fare di questo un nuovo lavoro, una nuova missione, nel senso che si occupa a livello nazionale e internazionale di pedagogia, ossia di come crescere nel migliore dei modi i nostri figli, quindi le generazioni che erediteranno da noi il mondo e che segneranno quello che è il futuro dell'umanità e del pianeta. Io penso che non ci sia un impegno più importante e più gratificante in assoluto. L'idea che una donna che sceglie di dedicarsi a educare e a crescere i propri figli sia sostanzialmente una fallita, che è il messaggio che i media ci trasmettono continuamente, secondo me è una bestemmia assoluta. È paradossale che una donna che lavora magari con un contratto a tempo determinato o con le più assurde varie forme di flessibilità in un McDonald's a servire panini, sia un esempio, diciamo, sia comunque pienamente accettato, una scelta normale e considerata logica per quattro soldi, mentre una donna che sta a casa a crescere i propri figli, svolgendo un ruolo di importanza straordinaria, non soltanto per la propria famiglia, ma in generale per il paese e per la società, quella no, sia una vittima, una povera sottomessa, una persona quasi sottosviluppata e da compatire. È ridicolo. Ci sono però dei corollari economici a questa questione, perché da un punto di vista economico, il fatto che molte mansioni vengano, diciamo, internalizzate all'interno della famiglia e non esternalizzate, significa escluderle da quello che è il mercato globale. Mi spiego in maniera molto semplice. Se una persona si occupa di, per esempio, fare la spesa, cucinare, e svolgere tutte quelle che sono le attività legate all'alimentazione della famiglia, come fanno tutti quei gruppi che invece producono
cibi pronti piuttosto che trasportano cibi dai ristoranti o ancora producono quegli alimenti che possono essere cotti in 2 minuti nel forno a microonde, eccetera. Tutto questo significa tagliare dal profitto e dal capitale delle grandi aziende una fetta importantissima di profitti. I miei genitori hanno un casale in campagna in cui durante le vacanze anch'io da bambino andavo molto spesso e quindi conoscevo le persone che stavano lì, tra cui una coppia molto molto anziana, lui è ancora vivo adesso, ha intorno a 100 anni, e che mi raccontavano quando ero bambino di come ai loro tempi, quando loro erano giovani, tutte le attività economiche, diciamo così, venivano svolte all'interno della casa, nel senso che coltivavano il cibo che mangiavano. Preparavano questi cibi, facevano il pane, allevavano gli animali, non solo, ma producevano anche la grande maggioranza degli oggetti che utilizzavano, dagli utensili come, non so, le zappe, le cose che servivano per coltivare i campi, ai vestiti che venivano cuciti, che venivano fatti a maglie, eccetera. Ora, io ovviamente non sto dicendo che si debba tornare a quel modello, anche perché io non so fare neanche 2 uova al tegamino, quindi morirei di fame. Ma il punto è che quel modello di società è praticamente totalmente contraria agli interessi del capitale, delle grandi imprese. Quindi quante più cose vengono fatte autonomamente dalle famiglie in un rapporto di relazione reciproca in cui ognuno porta qualche cosa, e tanto più viene tolto un campo in cui invece il profitto delle grandi aziende si può esercitare. Ma non solo. La presenza fissa di un genitore a casa significa che il bambino cresce in un rapporto diretto e ha come modello presente continuamente quella persona e non viene lasciato davanti a Sky, davanti al computer, davanti ai tablet, eccetera. Quindi diventa meno suscettibile rispetto a messaggi che il potere economico vuole poter mandare. Per queste ragioni, una donna che sceglie di stare a casa ad occuparsi della propria famiglia e dei propri figli, che dal mio punto di vista è una missione nobilissima e importantissima, viene trattata come se fosse una pezza da piedi, mentre una donna che sceglie di essere sfruttata per 4 soldi in un McDonald's o in una grande catena di supermercati a far passare un oggetto su un nastro per 8 ore al giorno, 7 giorni a settimana, quella no, è una donna realizzata. Ci sarebbero molte altre cose di cui parlare, però anche oggi sono andato un po' troppo per le lunghe, e forse ho abusato anche un po' troppo della vostra pazienza andando un pochettino fuori tema, però c'erano delle questioni che mi colpivano un pochettino, quindi ne ho voluto parlare con voi. Noi per questa settimana abbiamo finito e ci vediamo la settimana prossima. Se il video ti è piaciuto e pensi che l'informazione libera sia indispensabile, sostienici e aiutaci a crescere. Nella descrizione sotto il video troverai tutti i riferimenti per dare il tuo contributo.